La guardia del corpo di Tefter, pugnalata. Questo vaso è rotto ed è coperto di sangue. Un'arma, forse. Sangue. Potrebbe essere di Tefter, se è lui che stavano trascinando. Impronte infangate. Qualcuno era nascosto qui dietro. Cos'è successo qui? Aprite la porta! Uscite! Il borsello di Gwilym. Mi chiedo se contenga quel qualcosa di più forte. Ma perché è qui? Meglio conservarlo. Dunque, questo che cosa significa? Gli assassini erano nascosti qui in attesa, mentre noi arrivavamo da fuori. Sono usciti dall'ombra per uccidere le guardie del corpo e tramortire Tefter. L'hanno trascinato via. Questo spiega ogni cosa. Eccetto il borsello delle erbe di Gwilym. Sono ancora intossicato dalla mistura speciale di Gwilym. Forse Madre Modron saprà cosa conteneva. Eccolo lì! Che cosa significa tutto questo? La terra è macchiata di sangue, così come la tua lama? Kinnon, ti prego, è successo molto di più di quanto appare. Dammi la possibilità di spiegare la mia innocenza. Avrei dovuto ascoltare i dubbi di Tefter riguardo agli ospiti pagani. Ora ha pagato con la vita. Senza Tefter, Gloucester non avrà un aldermanno. Occhio per occhio, il clan del Corvo perderà il suo capoguerra. Prendete l'assassino! Se mi vedono, sarà un problema. Ho le mani sporche del sangue del nuovo re. Meglio restare nascosti. Da un'occhiata. Ci rivediamo. Madre, è l'amico dell'uomo con la gamba maciullata. Eivor, ti ricordi? Sì, vedo. È una sorpresa averti qui. È tutto a posto? Riconosci il contenuto di questo borsello? Una mistura insolita. C'è un druido che la usa per favorire il sonno. Un monaco di nome Gwilym ne ha versata un po' nella mia coppa. Ha avuto un forte effetto. Perquisite le case! Non può essere lontano! Dannati figli di Cristo, che cosa vogliono ora? Questo posto ormai è invivibile per i pagani. Madre, se lo straniero cerca altre erbe, può parlare con il druido Halloween. Sì, la capanna di Halloween è sul lago, vicino alla confluenza dei fiumi Cherwell e Great Ouse. Ma è uno strano tipo. Di rado parla coi mortali, preferisce la compagnia degli spiriti. Ora va, devo recarmi a Rollendridge. Vediamoci lì più tardi.
Deve essere la casa del druido. Il suo terreno è popolato di fantocci di paglia. Oh, spirito, finalmente sei qui. Giorni or sono, una nube passeggera predisse il tuo arrivo attraverso una pioggia profumata di sole. Ma dimmi, che forma possiedi sotto queste sembianze di cavallo? Vieni forse dal regno fatato? Ah, lo so che non puoi svelarlo, non chiederò altro. Chiunque tu sia, ora che sei qui il rituale può iniziare. Ma gli uomini di paglia devono annunciarti con scintille. Accendi il cielo per ricominciare, ora che la stagione muore. Fino ad allora ti attenderò e renderò grazie nella valle. Halloween ha detto che gli uomini di paglia devono lanciarmi col fuoco. Forse devo incendiarli. Ah, uno di loro ha parlato! Che parlino tutti in coro! Sì, un altro si unisce alla schiera! Questo pugnale è capovolto. Cappio da impiccagione, un coltello e la fiala puzza di veleno. Tre modi di uccidere. Vento. Sono qui per farti una sola domanda. C'è qualcosa nel tuo portamento e nella tua manifestazione fisica che mi induce a esitare?
Sei veramente uno spirito di luce? Sono uno spirito come gli altri. Allora provalo. Devi conoscere le profondità dei misteri del mondo, se vuoi il mio aiuto. Dimmi dunque il giusto uso degli amuleti. Molto bene. Domanda pure. Quale amuleto sposa due anime? Mi occorre del tempo per questo. Sei forse uno spirito di tenebra? Se così non fosse, torna e prova ancora. Che cosa mi starà chiedendo? Devono esserci degli oggetti utili intorno alla casa. Hanno la bocca aperta, come se urlassero dei segreti. Due mestoli intagliati da un ramo solo. I solchi combaciano. Ho visto questo simbolo inciso su scudi e pietre tombali. La statua di una donna, Sabrina. Mi guarda dall'acqua laggiù. Forse non parlerà con Eivor, ma potrebbe parlare allo spirito del Mari Luid. Parla con me, vento! Hai trovato te stesso? Se sei uno spirito di luce, rispondi a questo quesito. Quale amuleto sposa due anime? L'incanto del doppio cucchiaio. Sì, così la coppia sposata potrà mangiare insieme. Uomo e donna sono fatti di terra, acqua e vento. Quale amuleto è in grado di rassodare la terra, asciugare l'acqua e arrestare il vento? La triplice morte ferma il vento della vita, riporta il corpo alla terra e trasforma l'acqua in veleno. La triplice morte, è esatto! Quale amuleto protegge dagli spiriti maligni? Il simbolo del nodo celtico allontana il male. Un nodo sicuro, sì, che solo un essere di luce non teme. Sei davvero uno spirito di luce. Mabon sia lodato! Vorresti del pane e della panna? No, desidero solamente una risposta. Queste erbe sono giunte fino a Gloucester nelle mani di uno straniero. Le riconosci? Sì, una mistura per il sonno. Ho riempito io stesso il suo borsello. Abbiamo bevuto insieme e lui ha parlato con affetto del suo paese, Cuddladron. Cuddladron? Molto bene. Ti ringrazio, Halloween.
Ora devo far visita ad altri in questa luna piena. Va col vento e con le foglie, amico delle colline. Hoodladron, che strano nome. Modron mi sta aspettando alle pietre qui vicino. Cosa vedi, vecchia amica? Vedo Modron più avanti. Modron, salute. Guardie, qualcuno mi salvi. Un danese assassino è venuto a staccarmi la testa dal collo. Avresti potuto dirmi che eri nei guai. Siamo entrambi buoni amici di Brigid e sai che non metterei mai in pericolo il tuo amico. L'altra notte è stata piena di birra e baldoria. Non ricordo molto, ma non mi sono scontrato con Tefter. Un vero peccato. Hai appreso nulla da Halloween? Ha dato delle erbe a un tale di Hoodladron. Si chiama Gwilym. Ieri ha brindato insieme a me e Tefter. Hoodladron è il nome gaelico di Tana del Ladro. È su una collina a ovest di qui. Posso portarti io? Sono in debito con te per il tuo aiuto. Non eri obbligata a credermi. Il destino di Tefter è anche di mio interesse. Questa è una vicenda inquietante e spero di venirne a capo. Presto. Devo trovare Gwilym e recuperare l'onore. Questa foresta e tutto il Gloucestershire sembrano inviolati. Come se avessi appena attraversato un portale per un altro mondo. Sì, qui scorre magia antica. Magia antica che verrebbe spazzata via da Tefter e dalla sua chiesa. Tefter parlava di una riforma. Forse è stato preso di mira per questo. E molti sono disposti a tutto pur di avere il potere. La sua scomparsa potrebbe essere opera di chiunque. Ma tu sei una strega. Ricevi la conoscenza dagli dèi. Non hai visto nulla. Vedo molto fumo. Sai di danesi rivali qui di passaggio che potrebbero essere responsabili? Se ci fossero altri danesi, ormai avremmo udito i loro corni. Non siamo così discreti. Lingue pesanti e asce affilate. Hoodladron, la Tana del Ladro. Qui è dove ci separiamo. Troverai un posto sicuro. C'è un sacrario non lontano. Se avrai bisogno, vieni a cercarmi là. Che gli dèi antichi e nuovi ti guidino. Mostrami ciò che ci attende. Vai! Questo posto è ben sorvegliato.
Grazie, Feren. Questa è la voce di Tefter. Dunque è vivo. Ora non puoi sfuggire. Resta a terra. Era il nascondiglio di Gwilym. I cani randagi vanno calciati. Vile senza. Merda. Oh, merda davvero. Eivor, sei vivo. Abbi pietà, ho eseguito degli ordini. L'aldermanno Kinon ci ha pagati per eliminare il fanatico Tefter. Beh, dovreste risarcirlo. Che mercenari patetici non riescono a uccidere un solo uomo. Hai scelto un pessimo capro espiatorio. Abbiamo pensato che, tenendolo in vita, avremmo potuto chiedere a Kinon qualche soldo in più per non svelare il segreto. Kinon incontrerà la sua fine nell'uomo di Vimini alla fine delle celebrazioni. Senti, non l'avremmo ucciso. Iniziava a piacerci la sua compagnia. Diglielo! Digli che ti abbiamo trattato bene! È stato Kinon. Perché? Io non ho mai... Oh, Dei, è morto! Svegliati, svegliati! Di al danese che ti ho risparmiato e imboccato come un uccellino! Oh, spostati, sciocco! Ah! Senti, Eivor, siamo amici, no? Abbiamo brindato insieme! Ricordi i polli? Taci o ti taglio la lingua! A Tefter servirà un guaritore. Quelli gli hanno spalmato dell'etame in faccia. Ma ho visto rapimenti peggiori. Grazie dell'aiuto, allora. Cerca di non farti catturare un'altra volta dopo che sarai fuggito. Ti ringrazio molto. Signore, qualcuno mi aiuti! Hai un buon cuore. Grazie. Mi sono risvegliato in questo posto e ho temuto il peggio. Risparmia le forze, Tefter. Il viaggio è lungo. Kinon ha ordinato la mia morte. Io non capisco... È stato come un padre per me.
Shinnon ha ordinato la mia morte. Io non capisco. È stato come un padre per me. Gli chiederò spiegazioni. Mi intestardivo quando lo sentivo dire che i pagani sono come noi. Gentili e devoti. Obbediscono alle leggi di molti dei. La sua pelle è scotta e continua a perdere conoscenza, ma è vivo. Forse una malattia del sangue. Maledizione. È stato catturato da quegli uomini. Dicono di essere stati assoldati da Kinon. Questa è opera di Kinon? Non ne conosco il motivo. So solo che li ha pagati per eliminare Tefter. Come vedi, non sono stati molto abili. Erano simili un tempo. Il ragazzo e Kinon, timorati di Dio, discutevano con me della natura della vita. Ma Kinon si è ammorbidito. Gli uomini compiono atti malvagi per il potere e per salvarsi la vita. Chi intenda dare Tefter alle fiamme al proprio posto? Ma il rito esige chi detiene il potere. Se il corpo del ragazzo è quello di un aldermanno, il sacrificio avrà comunque valore. Perciò non sarà al sicuro finché non mi occuperò di Kinon. Puoi curare le sue ferite? Sono un'ottima guaritrice, ma se gli dei lo reclameranno, non potrò impedirlo. Eivor, che cosa pensi di fare con Kinon? Rivelerò i suoi peccati. Sarà il popolo a decidere se meriterà una morte onorevole. Risparmieresti un uomo che ha macchiato il tuo nome? Ricambierò il disonore. Neanche il suo dio lo vorrà quando avrò finito. Hai deciso, dunque. Allora va, cavalca come Rhiannon. Grazie, Modron. Ti prego, abbi cura di Tefter. Devo trovare Kinon prima che la festa finisca.